questi mezzi hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. Gelmini, sì. E abbiamo visto la partecipazione anche di liceali che l'altra volta mancavano, sì. Perché siamo in piazza oggi? Perché oggi, oltre ad essere una giornata di protesta, è soprattutto la giornata internazionale della mobilitazione studentesca, e quindi in una fase come questa è importante che tutti gli studenti si mobilitino, non solo gli universitari, e fortunatamente c'è una presenza massiccia proprio dai licei e dagli istituti superiori. La riforma Gelmini non è una riforma, ma è un insieme di tagli che penalizzano fortemente l'istruzione pubblica a tutti i livelli. Pensiamo che invece la formazione debba essere proprio la risorsa da cui attingere per uscire da una crisi. I ricercatori hanno scioperato e quindi hanno fermato, diciamo, determinati corsi di studio all'università. Dicono. I ricercatori avevano ragione, perché loro scioperano per quello che è un loro diritto, perché loro giustamente sono una grandissima risorsa e portano un contributo imprescindibile all'università, e non è giusto che i ricercatori, per poter lavorare e svolgere il loro lavoro al meglio, debbano andare all'estero in paesi in cui ricevono maggiori finanziamenti. Oggi è stato proclamato uno sciopero di un'ora su tutto il territorio nazionale da parte delle FLC CGIL. Qui a Ferrara abbiamo deciso di estendere lo sciopero l'intera giornata e scendere in piazza a fianco degli studenti. Oggi noi siamo in piazza perché vogliamo difendere la scuola pubblica italiana. Perché come viene violato? Ma attraverso questi tagli, che oggi, nonostante ci sia una carenza di risorse, si trovano i finanziamenti per la scuola privata, mentre per quello che riguarda la scuola pubblica i tagli di 8 miliardi di euro che sono stati disposti per il corso dei 3 anni, questi invece verranno effettuati interamente. E momentaneamente noi già sentiamo il peso di questi tagli, di questa manovra finanziaria riguardo appunto alla scuola? Sì, noi li stiamo già sentendo, la scuola è in grossa difficoltà oggi, questo è evidente, noi abbiamo classi sovraffollate oggi, abbiamo un problema ad esempio per garantire l'integrazione degli studenti disabili, si vive in ambienti che oggi non sono sicuri perché manca il personale, e anche dal punto di vista igienico e della sicurezza dei locali oggi ci sono dei grossi problemi. Oggi peraltro molti docenti universitari si avvieranno alla pensione, non avremo nemmeno la possibilità di sostituirli interamente. Noi chiediamo che vengano ripristinati i finanziamenti, è una vergogna quello che accade nel nostro paese. Lo ricordavano prima gli studenti di Rua, lo 0,9% del PIL viene destinato all'istruzione pubblica, invece in altri paesi siamo al 3%. Investimenti non tagli all'indirizzo musicale, cosa succede? Noi siamo insegnanti di strumento musicale, quest'anno con i tagli agli organici hanno soppresso 4 scuole medie e i relativi insegnanti, quindi abbiamo praticamente un sottorganico di meno 16, abbiamo avviato la procedura, tutta la protesta, quindi popolare, sindacale, politica, ora siamo in contesa con l'amministrazione scolastica presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, quindi abbiamo degli studenti scoperti sull'insegnamento dello strumento musicale. Siamo qui stamattina insieme a tutti gli altri per praticamente alzare questa voce. Per protestare anche contro la privatizzazione della scuola, che la stanno facendo sia dando i soldi alle scuole private, sia tagliandoli alle pubbliche, per esempio docenti, personale ATA, personale amministrativo, con gente che ha dei contratti che non garantiscono niente. Ci sono delle segreterie che funzionano con i contratti co-co-co in Italia, questo la gente forse non lo sa. Quindi non è solo la questione dei soldi che danno alle private, come è successo ancora una volta, ancora adesso, forse per farsi perdonare qualche bunga bunga di troppo, no? Però in più c'è anche questo, che ce la privatizzano e non ce lo dicono neanche. Ci hanno anche tagliato lo stipendio, anche se nessuno se ne lo dice, anche questo. Di quanto verranno tagliato?
Ci hanno tagliato praticamente 3 anni di adeguamento del contratto, che significa, hanno calcolato alla fine della carriera, anche 30.000-40.000 euro. Nella sua scuola, come ha sentito il peso di questa manovra? Secondo me in modo non ancora adeguato. Ci sono degli insegnanti e degli studenti che sono molto preoccupati, altri che pensano che la cosa non gli riguardi, e questo purtroppo, il loro disinteresse riguarda tutti quanti noi. La maggioranza dei docenti ha firmato un documento di critica di questa riforma, che ci è stato impedito di mettere ai voti in collegio docenti. Cioè, ci stanno mettendo il bavaglio su ordine del direttore regionale, il dottor Limina, il quale a sua volta obbedisce al ministro Gelmini. E a livello invece proprio di didattica, quali sono le mancanze che avete sentito più profonde? Mancano dei colleghi che hanno perso il posto di lavoro, mancano delle materie nelle prime, è stato fatto a pezzi il liceo delle scienze sociali. Cosa è successo? È successo che ad esempio la materia scienze sociali è stata dimezzata, è successo che una serie di materie accessorie tra virgolette come educazione musicale sono state eliminate, è successo che siamo stati obbligati a formare delle classi superiori ai 25 alunni, di 27, 28, 29 alunni, e quindi che noi stiamo violando ogni giorno la legge sulla sicurezza, e quindi stiamo educando gli studenti al fatto che la sicurezza è un optional a cui si può fare a meno, e stiamo facendo costretti a fare didattica in classi pollaio nelle quali un tempo enorme deve essere dedicato alla valutazione ed è tutto tempo sottratto alla didattica e quindi alla vera crescita degli studenti. La precarietà è un qualcosa che limita tantissimo il nostro operato e anche la ricaduta che questo può avere sui nostri ragazzi. Alla fine dell'anno ci chiedono: ma prof, lei c'è vero quest'altro anno? Noi non siamo mai in grado di poterglielo dire. Ogni anno bisogna cambiare scuola, spesso bisogna riadattarsi a un ambiente nuovo, bisogna riconoscere i colleghi e bisogna ricominciare da capo con i ragazzi a guadagnarsi la loro fiducia, a capire quali sono i problemi, i punti di forza, eccetera. E anche per loro chiaramente una frammentazione tale della didattica fa sì che non abbiano mai un continuum, una via da seguire che consentirebbe chiaramente non solo di andare più a fondo, ma anche proprio di conoscersi meglio, di autovalorizzarsi e di creare quel rapporto che nell'esperienza di tutti è la scuola, perché gli insegnanti che noi abbiamo avuto ce li ricordiamo tutti, perché a scuola si vive. Lavoro ad Argenta e ancora ho una classe che va dai 20 ai 25 ragazzi. I miei colleghi tutti ne hanno 30, 33. Allora, da un lato nelle scuole c'è una situazione di diffusa illegalità, perché non ci si può stare in 33 in uno spazio che è per 25 persone. La scuola peraltro dovrebbe essere il posto in cui si insegna la legalità e si insegna il rispetto delle regole, e il rispetto delle regole è quello che puntualmente viene massacrato ogni giorno, e loro ricevono quello di messaggio. In 2 ore, perché dobbiamo sempre dire che sono calate le ore delle materie, o spieghi o interrogi o gli insegni a scrivere o gli insegni a esprimersi tutti insieme in 2 ore, è quasi impossibile, ci siamo. Chi è che rimane indietro in tutto questo? Sono quelli che hanno meno fortuna, sono quelli che hanno più difficoltà, sono quelli che avrebbero bisogno di essere seguiti un po' di più, sono quelli che a casa si devono arrangiare perché magari i genitori lavorano, non hanno delle difficoltà economiche, e quindi questi squilibri sono solamente accentuati. Questo governo ha dato la possibilità di accorciare di fatto di un anno l'obbligo scolastico. In che modo? Si può fare l'ultimo anno dell'obbligo scolastico in azienda. Figuratevi che l'azienda dovrebbe occuparsi lei del garantire le lezioni e la formazione culturale del ragazzo. Attenzione che non è un'alternanza scuola-lavoro come c'è adesso, per cui lo stage e il lato pratico e il lato teorico, ma i ragazzi vengono a scuola una parte della settimana, no? Possono non vedersi più. Perché? Perché l'azienda si incarica lei della sua formazione, quindi riceve i fondi dello Stato, ma
Il problema è che qui non abbiamo una realtà di grandi aziende che hanno un settore dedicato alla formazione, alla ricerca, a questo. Sono tutti medie e piccole imprese di artigiani, di aziende piccole che chiaramente cosa ti insegnano? Giustamente, tra l'altro, se hanno un ragazzo lì gli insegneranno un mestiere, questo sicuramente, ma non fanno formazione nel modo in cui viene fatto in Europa. Quindi è un bel escamotage che sottrae un anno di istruzione ai ragazzi.